Al Termoli basta un rigore procurato da Esposito e trasformato da Grossi per battere l'Avezzano, ma andiamo per ordine. I giallorossi, per rilanciarsi dopo un avvio di stagione difficile e fanalino di coda del campionato, ripartono dall'esonero di Alessio Marino e con la squadra affidata momentaneamente a Spagnuolo. L'Avezzano arriva al Cannarsa con l'obiettivo di restare agganciato ai piani alti della classifica e con un ottimo ruolino di marcia nelle gare fuori casa. Con le immagini di Edoardo Daddario passiamo alla cronaca. Le due squadre partono contratte a rompere gli indugi, sono gli ospiti con una conclusione da fuori di Golia al 12esimo, tiro debole centrale al 16esimo, sale in cattedra Esposito per i giallorossi, il numero 10 se ne va alla sua maniera sulla fascia sinistra, ma il suo assist non trova compagni pronti a battere a rete. Un minuto dopo arriva la risposta dell'Avezzano con un'azione corale che libera Senesi, il numero 10 biancoverde, la piazza, giro sul secondo palo con la sfera che impatta sul legno con Lombardo spettatore non pagante. Al 22esimo, ospiti vicini al gol su calcio di punizione dal limite, Filippini fa partire un tiro velenoso che si stampa sulla traversa. Al 27esimo, contatto dubbio in area giallorossa, ma il direttore di gara Giordano Di Matera lascia correre sugli sviluppi dell'azione, tiro da fuori di Verna, Lombardo blocca in sicurezza. Al 46esimo, Esposito pennella su punizione, Grossi va di testa, respinge la difesa avezzanese in affanno e questa l'ultima azione del primo tempo, si va a riposo sullo 0-0. Nella ripresa al primo subito un episodio chiave da Moviola, Esposito lanciato a rete, viene toccato da Pietrangeli, questo il presunto contatto, il direttore di gara non ha dubbi, assegna il penalty sul dischetto, va Grossi che spiazza Cultraro e fa 1-0. Al nono arriva la risposta dell'Avezzano con una punizione da fuori, Lombardo si distende e blocca. Passano i minuti e gli ospiti sembrano non averne. Al 35esimo i giallorossi si coprono, fuori Esposito, migliore in campo tra i suoi e dentro il difensore centrale Uzzol. Al 36esimo i biancoverdi a corto di idee ci provano da fuori con Luciani, Lombardo fa sua la sfera. Al 39esimo occasione per Hernandez che da due passi spara le stelle e si divora il 2-0. Al 41esimo piove sul bagnato in casa Avezzano, espulso l'allenatore Ferrazzoli per protesta. Al 44esimo ancora Hernandez, entrato bene in partita, calcia da fuori senza trovare la porta. Al 47esimo espulso Pietrangeli per l'Avezzano e Caiazza per il Termoli. Si scatena un parapiglia generale con un componente della panchina ospite che accusa un malore e viene soccorso dai sanitari del 118. L'ultimo sussulto degli ospiti arriva al 57esimo con una conclusione di Luciani che non trova il bersaglio Grosso. Il Termoli torna alla vittoria e sale a quota 7 in classifica dopo una gara cinica e attenta. L'Avezzano spreca tanto, soprattutto nel primo tempo. E mastica amaro.